Martedì alle 21, Glastonbury 2000. 22, New Order, live at Finsbury Park. Su Jimmy. Benvenuti ad Alcatraz. L'isola fu scoperta da un ufficiale di marina spagnolo che giunse nella baia nel 1775. La chiamò la Isla de los Alcatraces, cioè l'isola dei pellicani. In seguito fu comprata dagli americani e nel 1835 fu costruito Fort Alcatraz, nel luogo dove ora sorge la prigione. Questo è il corpo centrale, costruito nel 1909. Fate attenzione ai gradini. Nel 1920 giunse l'era dei gangster e si sentì il bisogno di un sistema di sicurezza più moderno e la prigione fu completamente ristrutturata. Nel 1934 diventò un penitenziario federale, questa è la zona chiamata comunemente il sotterraneo o il buco nero. Siamo sotto il livello del mare e come vedete c'è molta umidità. Gli ultimi lavori furono eseguiti nel 1955 e ora, per ragioni di sicurezza, stiamo restaurando tutte queste vecchie sezioni. Dovrai risolvere un bel enigma. A quanto pare si tratta dello scheletro di un detenuto. Si chiama Lukovic. Kovic? Non può essere. È stato identificato. Questa è una radiografia dentale fatta nell'ottobre del 54, quando entrò ad Alcatraz. E questa è quella che abbiamo fatto noi stamattina. È ben visibile il colpo che lo ha ucciso. È morto più o meno da... Sono circa 30 anni. Sei ben informato. L'anno esatto è il 1955. E tu come lo sai? Si credeva che fosse evaso, se ne parlò molto. Ma allora lo conoscevi? Infatti. Lo sai, credevo che nessuno fosse mai evaso da Alcatraz. È quello che pensano tutti. In realtà, soltanto 5 detenuti sono evasi da Alcatraz. No, scusami, ho sbagliato. Solo 4, escludendo Kovic. Già, è vero. E perché era dentro Kovic? Omicidio. Cercavamo un certo Nick Lugo, mai sentito? Lugo... Quello che dirigeva il traffico della droga? Sì, esatto. Ah. Credevamo di averlo in trappola, ma Kovic confessò di essere stato lui. Così ci mandò tutto all'aria. Aveva un buon avvocato, gli fece avere le attenuanti. Ed è stato rinchiuso a San Quintino. Com'è arrivato ad Alcatraz? Mentre era in galera, seppe che sua moglie stava morendo di cancro. Voleva vederla prima che morisse ed è scappato, ma l'hanno ripreso. E l'hanno rinchiuso ad Alcatraz. E poi? Poi niente. Non ho più saputo niente finché non ho letto sui giornali della sua fuga. E così abbiamo fatto sorvegliare la sua casa, ma non si è fatto vivo. La moglie è morta e lui non si è visto. Per cui abbiamo pensato che forse era annegato. Caso chiuso. E adesso è riaperto. È stato riaperto 30 anni dopo. Allora, da dove cominciamo? Da dove? Non lo so neanche io. Non lo so. Ci sarà stata un'inchiesta per la fuga. Vai in archivio e fatti dare una copia dei verbali. Io vado a parlare con la famiglia. Ma come, scusa? Conosci anche i suoi parenti? Oh, no, soltanto il figlio. Sai, è un vice procuratore. Lukovic Junior.
Il signor Kovic? Mike Stone, omicidi. Ah, sì, tenente. Un momento solo. Cosa posso fare per lei? Si tratta di suo padre. Mio padre? Sì. È stato trovato il corpo. Dove? Ad Alcatraz. Alcatraz. È impossibile. No, la scientifica l'ha identificato. No, mio padre era fuggito. Sarà qualcun altro. Non è mio padre. Non è fuggito. È morto nel 1955. Ma non può essere, è assurdo. Può controllare lei stesso le radiografie. Non c'è alcun dubbio, è suo padre. Ma ci scrive delle lettere continuamente. Cosa? Sì, riceviamo delle lettere da lui. Ne riceviamo 2 o 3 l'anno, ormai da 30 anni. E avete riconosciuto la sua firma? Non solo la firma, ma anche la calligrafia. Le posso vedere? Certo, le ha tutte mia nonna. Ecco, sono qui, le ho conservate tutte. Crede che possano servire a trovare lui? Ci proveremo, grazie. Tenente, l'accompagno. Torno subito, no? Fai pure con calma, io non devo uscire. Piacere di averla conosciuta. Piacere mio, signora Kovic. Arrivederci. Perù, Argentina, Messico, vengono tutte dall'estero. Tutte dal Sud America e dal Messico. Che cosa ne pensa? Non lo so. Dovranno esaminarle i periti calligrafi. Sentiremo cosa dicono. Lou, ho ricevuto il messaggio telefonico. Ah, vieni. Il tenente Mike Stone della sezione omicidi, mio zio Johnny Covey. Piacere. Tenente, vedo che ha le lettere. Gliele hai date tu? Ah, sì, ho pensato di farle esaminare. Potrebbero essere false. False? E perché? Beh, potrebbe essere qualcuno che imita la calligrafia di suo fratello. Ma questa persona perché l'avrebbe fatto? Non vedo che motivo può esserci. Beh, chi l'ha ucciso evidentemente vuole farci credere che è ancora vivo. Forse lei può aiutarci. So che è passato molto tempo, ma lei non ricorda qualcosa che sia successo prima che suo fratello andasse in prigione? No, mi dispiace, tenente. Io e mio fratello non andavamo d'accordo. Lui aveva il suo giro, i suoi amici. Lavorava per un certo Nick Lugo, vero? Sì, certo, ma io non l'ho mai conosciuto. Posso farla esaminare? Sicuro. Bene, ci vediamo. Che cosa hai detto a tua nonna? Solo che le lettere potrebbero aiutarci a trovare papà. Lo shock potrebbe esserle fatale, sai. Una notizia così... E chi può averlo ucciso? Nick Lugo? Perché Lugo? Tu hai detto che quando la mamma stava morendo, papà aveva chiesto di poterla rivedere. E questo cosa c'entra con Nick Lugo? Molti detenuti si mettono in contatto con me cercando di ottenere la libertà in cambio di informazioni, e lo può aver fatto anche papà. Ma in cambio di cosa? Questo non lo so. Può darsi che sapesse qualcosa sul conto di Lugo e pensava di rivelarlo se lo avessero fatto uscire. Ti prego, lascia che se ne occupi la polizia. Non ho conosciuto e non conosco Nick Lugo. Ma ti assicuro che ne so abbastanza per consigliarti di starne alla larga. E poi per una cosa di 30 anni fa, ti rendi conto? Non ha importanza quando è successo. È sempre un omicidio. L'omicidio di mio padre. Se questo per te non significa niente, io ma non capisco... Ma che discorsi? Certo che significa per me. Ma ora mi preoccupo di te. Per quello che sei. Per quello che hai. Quello che potrai avere. Tu sai quanto ho fatto, quanto ho lavorato. Perché tu avessi... una vita piena di soddisfazioni, cosa che tuo padre non ha potuto avere. Ci siamo sempre chiesti dov'era, no? Ci chiedevamo perché non cercava di tornare, di vederti. Bene, ora lo sappiamo. E quindi dobbiamo rassegnarci. Non rimane altro da fare. Ma non vorrei mica compromettere la tua vita per andare a scavare nel passato. Ci siamo. C'erano dei lavori in corso quando Kovic è scomparso. Oh sì, nel 1955, certo. Stia attento, eh. Ecco.
L'hanno tumulato proprio in una tomba. Steve, quei verbali dicono che probabilmente è fuggito dall'infermeria? Sì, infatti. Andiamo a dare un'occhiata. Certo, da questa parte. Il guardiano di servizio quella sera era un certo Stebbin. Esatto, Herb Stebbin. Lo conosce? Non molto, se ne stava sempre da solo. Era un tipo scostante. Dove era il suo posto? Lui stava lì. Dove si trovavano i letti? Da questa parte. Che cosa ha dichiarato Stebbin alla commissione d'inchiesta? Domanda. Quando ha scoperto che Lukovic non era più nell'infermeria? Risposta di Stebbin. La mattina seguente. Domanda. Non quella sera? No. Domanda. Chi ha scoperto che la griglia del ventilatore era svitata? Risposta. Io. Domanda. Come mai ci ha pensato? Risposta. Non c'era altro modo per fuggire, quindi ho controllato la griglia di protezione e mi sono accorto che le viti erano state allentate. Non è vero. Non è uscito da qui. L'unico modo per uscire da qui, secondo me, è da quel cancello. Dove era seduto Stebbin? Esatto. Quindi lo ha fatto uscire lui? E l'ha ucciso. Come fa a dirlo? Non può essere stato nessun altro. E poi ha fatto credere che era fuggito dall'impianto di areazione. Certo. E invece era stato seppellito in quel sotterraneo. E chi l'ha seppellito? Stebbin. Sì, ma un momento. Le scarpe di Kovic furono trovate giù al pontile. Questo come lo spiegate? Le scarpe sono state trovate solo due giorni dopo. Ce l'ha portate Stebbin giù al pontile. Già. Avete ragione. In questo modo ora sembra tutto chiaro, eh? C'è ancora una cosa che dobbiamo scoprire. Quale? Il movente. Dopo che avremo parlato con Stebbin, sapremo anche quello. Signor Stebbin. Chi è lei? Mi chiamo Kovic. Lukovic. Sì? Senta, questo nome non le dice niente. Perché? Conosceva mio padre. Se ne vada. Per favore, mi risponda. Le ho detto di andarsene. Stebbin. Stebbin! Stebbin, le conviene dirmi quello che sa. Sono dell'ufficio del procuratore distrettuale. Tornerò con un mandato e allora dovrà rispondermi. Si chiama Stebbin, Herbert Stebbin. Abita al 212 di Baylor. Chi lo ha riconosciuto? Quell'uomo. Quell'uomo là, vede, ha assistito all'incidente. L'investitore è fuggito, ma abbiamo il numero di targa. Che cosa fa qui? Probabilmente quello che fa lei. Era venuto a parlare con Stebbin. E che cosa le ha detto? Niente, non mi ha lasciato entrare. Stavo per andarmene via quando l'ho visto per strada e all'improvviso è sbucata una macchina e l'ha investito. Ha visto chi è stato? No, non ho fatto in tempo.
Non è stato un incidente, mi creda. Ho preso il numero della targa. Chiami subito la centrale e faccia rintracciare la macchina. Avvertili. Ok. Senta, la prossima volta che ha notizie di qualcuno, venga da noi. Lasci che ci pensiamo noi. Le ho consegnato le lettere, tenente. Da allora non ho più saputo niente. Anche noi non sappiamo ancora niente. Appena sapremo qualcosa, l'avvertirò. Ma lei stia fuori da questa faccenda. Non vorrei che facesse la fine di Stebbin. Cosa desidera? Ecco, vorrei vedere Nick Lugo. Il signor Lugo è occupato, se posso esserle utile io. Sono dell'ufficio del procuratore distrettuale. È un nome che mi ricorda il passato. Ha letto i giornali di stamattina? Sì. Chi lo ha ucciso? Perché lo chiede a me? Lavorava per lei. Oh, signor Kovic, questo succedeva parecchio tempo fa. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Per la verità credevo proprio che suo padre fosse finito in acqua. Ah, scherzo. Suo padre ed io eravamo amici, molto amici. Sono convinto di una cosa, comunque, che di uomini come lui non ce ne sono più. Se è così, chi ha voluto la sua morte? Oh, non lo so. Immagino che non conosca nemmeno Herbert Stebbin. Stebbin? No, che cosa fa? Ormai niente. È stato investito stamattina da una macchina. In passato faceva il guardiano ad Alcatraz. Era quel guardiano che 30 anni fa dichiarò che mio padre era evaso e invece era morto. Ah, sì, ricordo, ma non lo conosco. Vedo che lei lavora per il procuratore distrettuale. Il procuratore sa che lei è qui? No. Non è ancora una cosa ufficiale, ma lo sarà molto presto, signor Lugo. Se mio padre è stato ucciso, deve pur esserci una ragione. E la ragione è che lui non aveva ucciso nessuno. Si prese la colpa. Credo anche che a un certo punto non abbia più voluto scontare la pena del vero colpevole. E questo gli è costata la vita. Lei crede che l'abbia ucciso io, vero? Infatti. Sono un uomo d'affari, amico. Non un killer. Importo oggetti di vario genere da tutte le parti del mondo. Vuole un pianoforte? Glielo faccio arrivare direttamente da Berlino. Un buon registratore? Glielo faccio venire dal Giappone. Ha scontato una pena per lei. Si è accusato per salvarla. Sta mettendo alla prova la mia pazienza. Lei è un avvocato. E un avvocato dovrebbe sapere che occorrono delle prove. Quindi le trovi e poi venga da me. Non so quante prove riuscirò a trovare, signor Lugo. E quanto tempo ci vorrà. Comunque, le prometto che continuerò a cercare. Lei sa dove la porta, vero? Sono scritte tutte dalla stessa persona. Un mancino. Un mancino, eh? Mm-hmm. Si vede dal modo in cui ha premuto la penna sulla carta. Vedi? Succede quando un mancino cerca di imitare la calligrafia di un destro. Vabbè, questo restringe il campo. Abbastanza. E la carta? Niente di particolare? Carta comune che si può trovare dovunque. E questi timbri postali, invece, sono interessanti. Sono stati falsificati, ma non disegnati. È stato ricostruito il timbro per avere un aspetto verosimile. Si può risalire all'autore? Forse attraverso la scrittura, i tratti. Ognuno di noi ha un suo stile. No, non rispondo io. Bene, tienici informati. Senz'altro. Pronto, tenente Stone. Mike, quell'uomo che hanno investito. Stebbin? Sì. Cosa c'è? Non è Stebbin. E chi è? Si chiama Wilcox, Homer Wilcox. Abbiamo trovato la sua foto segnaletica negli schedari. È un vagabondo, un ubriacone. Comunque non si tratta di Stebbin. Ho capito. Fammi un favore, Bernie. Non parlarne a nessuno finché non ho scoperto che c'è sotto. La macchina che ha investito Stebbin risulta rubata, naturalmente. Macchina giusta, persona sbagliata. Andiamo. Come? Vieni, te lo spiego dopo. Muoviti.
Pronto? Sono io, Stevin. Senti, ti devo parlare. Sì? Polizia, lei abita qui? No, di sopra. Sono l'amministratore dello Stato. Allora è proprio con lei che vogliamo parlare, signora. Greeley. Signor Greeley, sono il tenente Stone, l'ispettore Keller. Salve. Ah, si tratta dell'incidente? Sì, lei era presente? No, ero uscito. Quell'uomo si chiamava Wilcox, Homer Wilcox. Solo pochi minuti prima era in questo appartamento. Non era Stebbins? Non è lui che hanno investito? No, sembra di no. Ah. Lo riscuoteva lei l'affitto? Sì, io, quando potevo. Era indietro di 3 mesi. Qualcuno abita con Stebbins? No, non mi risulta. Ah, ok. Conosceva il signor Wilcox? Mai sentito questo nome. Sa, qui la gente va e viene. Non so se mi spiego. Da quanto abita qui, Stebbins? Oh, da quasi 3 anni, credo, forse di più. Chi è Phyllis? Ah, sì, Phyllis, è sua moglie. Lo ha lasciato più di un anno fa. Non ce la faceva più, povera donna. Dove possiamo trovarla? L'ultima volta che ho avuto sue notizie abitava a Sausalito. È molto tempo che non ci vediamo. L'ultima volta che l'ho visto è quando è venuto qui a cercare i miei stampi di rame. Perfino quelli voleva vendere, per comprarsi bottiglie di whisky. Quando è stato? Un paio di mesi fa. Ma cosa ha fatto? Vogliamo sapere alcune cose sul periodo in cui lavorava ad Alcatraz. Eravate già sposati, vero? Beh, se così si può dire. Ci risulta che ha dato le dimissioni nel 60. No, non si è dimesso, lo hanno cacciato via. Qui parla di dimissioni. Se non le dava, lo avrebbero cacciato. È la stessa cosa, mi sembra. Perché gli hanno chiesto di andarsene? Perché non era efficiente. E avevano ragione, non sa fare niente. C'è stato un momento in cui qualcosa sarebbe riuscito a combinare, forse. Aveva avuto dei soldi, $10,000, ma ha buttato via tutto. È un ubriacone, uno sciagurato, fin da giovane. $10,000. Quando è stato, mentre lavorava ancora ad Alcatraz? No, dopo che andò via. $10,000. Non molto per un omicidio. Vabbè, nel 60 erano qualcosa. Quindi è Nick Lugo che lo avrebbe pagato per far fuori Kovic. E chi altro? Perché Kovic non voleva più restare in prigione per Lugo. Forse. E adesso Lugo cerca Stebbin. Non certo per invitarlo a pranzo. Non c'è altra spiegazione. Già, già. E quelle lettere, riesci a capire cosa significano? No, non c'entrano niente. È ancora presto. Diamo un'occhiata nei bar dove può essere Stebbin. Sì, è un'idea. Ma le possibilità di trovarlo sono scarse. Secondo me sta cercando di svignarsela, se non l'ha già fatto. Hai detto che avresti pensato a me? Credevo di averci già pensato. Sì, forse non ti ricordi. Quei soldi che mi hai dato allora? Li ho finiti, erano appena $10,000. Quindi adesso ne vuoi altri? Hanno trovato il corpo. Lo sai, no? Sì. Anche Nick Lugo lo sa e infatti mi cerca. Digli che io non parlerò, non dirò niente. Mi basta solo che mi aiuti a lasciare la città. Troverò un buco da qualche parte e non mi scoveranno. Non si deve preoccupare per me. Deve stare tranquillo. Non credo si preoccupi per te. Non sa neanche come ti chiami. Come? Ma che cosa stai dicendo? L'ho fatto per lui, no? Ahi, no. Perché quella pistola? Un momento, che cosa vuoi fare? Quello che probabilmente avrei dovuto fare allora. Ehi, aspetta. Aspetta un momento, eh. No, no, no!
notizie? Non tanto buone, Steve. La guardia costiera ha trovato un cadavere. Stebbins? Già. È caduto in acqua ieri sera, mentre noi scaldavamo gli sgabelli di quei bar. Suicidio? Ha due proiettili calibro 38 nella schiena. Lugo l'ha raggiunto? Probabile. È stata trovata l'arma? No. C'era nessuno? No. Beh, che facciamo allora? Andiamo da Lugo? Certo, non possiamo fare altro. Tieni qui da tutto. Ah, polizia. Come fa a saperlo? Beh, dall'uniforme. È sempre la stessa. Anche certe facce non cambiano mai, eh? Max Stowe, vero? Esatto, Steve Keller. Salve. Veramente mi aspettavo che veniste ieri, quando ho saputo dai giornali del povero Lukovic. Prima di ieri non ne sapeva niente? Hanno trovato ieri il suo corpo, no? Come avrei potuto saperlo prima? Speravamo che potesse ricordare qualcosa che a suo tempo aveva sentito sulla sua morte, sa, magari qualche voce. Vede, io credevo che fosse annegato quel giorno che tentò di evadere. Anche per me è stata una sorpresa. Non è mai andato a trovare Kovic? Il mio avvocato diceva che non era prudente. È un buon avvocato. È morto. Sì, qualche tempo fa ha avuto un infarto. Quando ha visto Kovic l'ultima volta? Sa, io penso che il mio avvocato mi avrebbe sconsigliato di partecipare a questa conversazione. Perché? Teme che possano saltare fuori altri cadaveri? Ho l'impressione che lei abbia a che fare troppo con i cadaveri, li ha sempre in mente. Se posso darle un consiglio, dia retta a me, perché non si trova un bel lavoro d'ufficio, o meglio ancora, restituisce il distintivo e si mette in pensione, fa la vita tranquilla, gioca a golf e la smette di tormentarmi per una cosa che è successa 30 anni fa. Sbaglio o è un po' permalosa? Anche lei, ragazzo. Probabilmente non ha ancora imparato che certi casi non si risolvono mai. Le dirò io cosa ho imparato, signor Lugo. Ho imparato che il delitto perfetto non esiste. C'è sempre qualcuno disposto a collaborare e noi lo troveremo, quel qualcuno che ci parlerà di Kovic e di Stebbin. Già, ho saputo anche di Stebbin, l'ex guardiano di Alcatraz che è stato investito ieri. Beh, non cercate di dare la colpa a me, non guido da quasi 20 anni. Qualcuno le ha detto che è stato investito. È strano, vero? Sì, come dicevo prima, c'è sempre qualcuno disposto a collaborare, ma a volte la storia non coincide. Infatti, Stebbin è stato ripescato nella baia con due proiettili nella schiena. Quel tizio che hanno investito era un suo amico. Comunque sia, non conoscevo nessuno dei due. Può dirmi dove si trovava ieri sera? Oh, certo, ero a un banchetto. Un mio amico si presenta alle elezioni. Vuole i nomi e gli indirizzi? No, abbiamo già tutti i nomi e gli indirizzi dei suoi amici fidati, delle persone che paga. Buona giornata. Ah, senta. Mi saluti Paul Andrews quando lo vede. È il suo nuovo avvocato, vero? Stone. Vada a farsi benedire. Allora, che ne dici? Dico che forse abbiamo trascurato qualcosa. Hai presente quanti pochi elementi abbiamo per questo caso? Sì, ma c'è sempre qualcuno disposto a collaborare. Il signor Kovic, per favore. Gli dica che lo cerca Nick Lugo. Centrale, qui 8-1. Parlate pure. Sì, ci troviamo all'angolo tra la Barley e la Greenwich. Dobbiamo far sorvegliare un indiziato. Mandate subito un'autocivetta. Va bene, verrà subito. Io torno in centrale con questa, tu usa l'altra macchina. Bene. Se nel frattempo qualcuno dovesse andare da Lugo, prendi il numero di targa e trasmettilo. Ok. Se vedi uscire qualcuno, seguilo. Kovic? Sì. Sì, me lo ricordo bene. Lavorava per Nick Lugo. Peccato. Speravo che ce l'avesse fatta. Anche lei lavorava per Lugo. Cosa può dirmi di lui? Senta, è rischioso parlare di Lugo con un vice procuratore, lo sa. Ma può anche essere utile. Lei ha chiesto la libertà provvisoria. Sì.
Sa che una lettera di raccomandazione del mio ufficio potrebbe accelerare la pratica? D'accordo, che cosa vuole? Il movente. Il motivo per cui Nick Lugo può averlo fatto uccidere. I motivi possono essere tanti. I fratelli Kovic all'epoca si davano molto da fare. Un momento. I fratelli Kovic, ha detto? Sì. Lou e Johnny. È di loro che stiamo parlando, no? Sì, certo. Continui. Vede, loro due organizzavano delle lotterie clandestine e un giorno cominciarono a lavorare per Lugo. Sicuro che anche John Kovic ci fosse dentro? Ma certo che sono sicuro. Lui teneva l'amministrazione. Sì, suo padre aveva del fegato, ma Johnny era il cervello. Non si è mai fatto beccare. Era in gamba, Johnny, davvero. Vecchiaia ti ha fatto perdere la memoria, Johnny? Nick. Hai dimenticato che cosa ho fatto per te? Chi te l'ha messa su quella società di assicurazioni? Chi ti ha trovato i clienti? Non avevo intenzione di immischiarti. Come mai il figlio di Lou sa tante cose? È sveglio. Troppo sveglio. Gli dirò che sta sbagliando. Glielo ho già detto, non mi ha creduto. Non c'è motivo di fargli del male. In fondo non sa quasi niente. E ora che Stebbin non c'è, non può trovare nessuna prova. Stebbin? Avevi detto di aver pagato un guardiano per uccidere lui. E lui? Sì. Adesso, dopo quasi 30 anni, questa cosa ci mette nei guai. E cerchi di risolverla in quel modo sciocco. Da anni non ne sapevo più niente. Poi l'altro ieri mi ha chiamato per telefono. Sei stato un imbecille, Johnny. Non dovevi ammazzarlo. Metti a rischio la mia vita. Ora esageri, Nick. Sei ancora vivo. Se non avessi sistemato Lou, ora saresti morto o saresti ancora in galera. Va bene, Johnny, va bene. Di te mi fido, ma non mi fido del ragazzo. Ti dico che non ha nessuna prova. Lavora nell'ufficio del procuratore. E ha un poliziotto ostinato che mi sta alle calcagna. È un rischio, Johnny, un rischio che non voglio correre. Quel ragazzo è mio nipote. Non posso, Nick. L'ho allevato come se fosse mio figlio. Hai fatto solo il tuo dovere. Dopotutto l'hai reso orfano.
Sa quello che deve fare. Assicurati che lo faccia. Ha telefonato suo nipote poco fa. Ha detto che è urgente. Ebbene, me lo chiami, per favore. Ha detto che telefonava da una cabina vicino al porto. Ha un importante verbale che vuole rileggere insieme a lei e ha detto di raggiungerlo ad Alcatraz al più presto. Mi sono informata. C'è un traghetto che parte ogni mezz'ora e lei ha il pomeriggio libero. Grazie. Questa è una cosa grave, Calvin, trafficare con la posta. La posta? Falsificazione di timbri, sono almeno 10 anni. No, un momento, io non ho falsificato nessun timbro. Sì, dimmi. Ecco, questo è il rapporto sui visitatori, pare che non avesse molti amici. Un solo nome? Sì, negli ultimi 90 giorni, come hai chiesto. Grazie tanto. Prego. Tenente, è parecchio tempo che mi comporto bene, no? Questo lei lo sa. Io non voglio essere immischiato in truffe postali. Chi ha pagato il lavoro, Calvin? Un amico. Non si faceva del male a nessuno, almeno così mi ha detto lui. Sì, insomma, non si trattava di falsificare assegni o cose del genere. Dici che non hai mai imbrogliato le poste? Mai, giuro. Allora erano consegnate a mano? Penso di sì. Insomma, io non c'ero. Dovevo solo timbrare i francobolli. E scrivere quello che mi diceva. Chi è? Chi è non lo posso dire. Questo nome, lo riconosci? Non ve l'ho detto io, eh. Posso aver detto qualunque cosa, ma non ho fatto questo nome. Ispettore 8-1. Il tenente Stone ha detto di andare al 119 di Sutter Street. 119? Esatto. Voglio che mi mettiate direttamente in contatto con lui appena possibile. Ricevuto. Centrale a tenente Stone, ripeto. Centrale a tenente Stone. Qui tenente Stone, parlate. La mettiamo in comunicazione con l'ispettore Keller. Parli. Mike. Sì, Steve, dove sei? Ho appena lasciato la Sutter Street. Sei già stato al 119? È l'ufficio di Kovic. Ho immaginato che fosse l'ufficio di Kovic. Senti, è alto brizzolato sulla cinquantina, vero? Sì. Allora è proprio lui che sto seguendo. Lugo gli ha messo alle costole un paio d'uomini. Dove sta andando? Penso che sia diretto all'imbarcadero. Continua a seguirlo, ti raggiungo subito. I due l'hanno seguito. Ispettore Stone a centrale. Sì, ispettore. Sono al molo 41, chiamo un elicottero. Subito.
Ecco qui. Casa, dolce casa. Lou, se ci fosse una soluzione tra queste mura, sarebbe sepolta da circa 30 anni. Lou. Ah, è di sopra. Secondo braccio. Fuori dalle mura! Questa era la sua. Gli ultimi anni della sua vita qui dentro. Hai detto che avevi qualcosa da farmi vedere. Allora vediamola. Questo posto ti mette a disagio? Sì, un po'. Un po', eh? Lui era qui. E tu invece eri fuori. Di che stai parlando? Sto parlando dei due bravi fratelli Kovic, Lou e Johnny. È così che ti chiamavano, vero? Johnny. Ti chiama ancora così, Nick Lugo? Lavoravate tutte e due per lui. Ma papà non era un assassino. Non ha ucciso quell'uomo. Lo disse per fare un favore a Lugo. Ha preso il suo posto. Tu l'hai mai fatto un favore al signor Lugo, Johnny? Vai di là. Ho avuto a che fare con tanti criminali. Ho sentito tante menzogne. Ma non credevo che un uomo potesse arrivare a tanto. Nemmeno il peggiore dei criminali. È assurdo. Come hai potuto farlo? Ascoltami. Basta con le menzogne! Queste menzogne che mi hai fatto credere per tutta la vita, alla fine mi hanno portato alla verità. Sì, è così. Finalmente sono servite a qualcosa. Mi hanno detto che sei stato tu, non Lugo. Chiunque le avesse scritte doveva avere uno scopo. E Lugo non aveva nessun motivo. Ma tu lo avevi. Fin quando le ricevevo, avrei continuato a cercare mio padre. Invece del suo assassino. Altri amici, Johnny? Aveva fatto un patto. Poi voleva cambiare idea. Quindi hai preso ordini. Ma cosa ne sai tu? Hai sempre avuto tutto senza fatica e sono stato io a dartelo, non tuo padre. Lui non poteva darti niente. Era un uomo debole, un incapace, la vita lo spaventava. Ma una cosa è vera comunque. Lui non ha mai ucciso nessuno. Credo che non vorrai venire con me da Lugo per cercare di chiarire le cose. Ok. Un'ultima cosa allora. Perdonami. Lasciala cadere!
Vede Coy Tower lassù? Ecco, proprio a sinistra. Abitavamo lì. Avevo 8 anni. Dalle finestre riuscivo a vedere questo posto e mi chiedevo se anche lui stesse guardando verso di me. Ricordo quando ho saputo che era evaso. Sono stato tutta la notte sveglio aspettando che tornasse a casa e mi portasse via. Mi sono sempre chiesto come mai non era venuto da me. Ho pensato di rilasciare una dichiarazione giurata. Sarà sufficiente per arrestare Lugo e i suoi uomini. Dovrebbe bastarvi. Cosa dirà a sua nonna? Non lo so. E se le dicesse la verità? Forse è meno doloroso che continuare ad aspettare. Certo. Meglio la verità. Thank you.